Pierluigi Scotto, al termine della partita vinta 2-1 contro il Castelsardo, Pierluigi, ti chiedo se rispetto alla partita di Carbonia cambia solo il risultato oppure se ti soddisfa qualcos'altro. No, sono soddisfatto dal gioco. La squadra vuole sempre cercare di giocare, a volte lo fa anche in maniera precipitosa, a volte lo fa bene, a volte lo fa un po' più male, però quello che mi piace dei ragazzi è che cercano sempre di fare la partita. Poi è un momento che stiamo sbagliando troppo sotto porta, stiamo sbagliando veramente cose semplici, cose facili, ma ci sta perché diciamo che siamo una matricola e dunque dobbiamo fare un percorso. Quando io dico che ancora non siamo pronti per stare in certe posizioni, lo dico un po' anche provocatoriamente, però voglio far capire a tutti che siamo una matricola e che quello che stiamo facendo è qualcosa che va oltre le più rosee previsioni. Dunque, bisogna che anche tutti noi stiamo calmi e diamo ai ragazzi, togliamo un po' di pressione ai ragazzi, che in questo momento, forse visto Carbonia e visto la partita di oggi, un po' di preoccupazione in più la vedi. Se siamo sereni possiamo divertirci e fare un buon campionato. Sicuramente. Senti, nel secondo tempo oggi per dare più spinta hai alzato Giacomo e abbassato Pedoni, può essere questa insomma un po' la chiave per spiegare anche la vittoria, perché negli ultimi 15 minuti del secondo tempo poche occasioni, pochi sbocchi davanti. No, la verità è che siamo un po' distratti questo momento sulle palle native, poi Giacomo mi ha detto che come è saltato di testa quello l'ha spinto, l'arbitro non l'ha visto, però ogni volta che c'è un calcio d'angolo in questo periodo soffriamo particolarmente, poi anche un po' di sfortuna, se no Ruggiu a mezza punta a sinistra insieme a Dore con Omar avevano già creato delle buone occasioni, sì. Però era previsto che a un certo punto della gara alzassimo Giacomo, passava a quarto di sinistra a Pedoni, ci mettevamo 4-2-3-1 e infatti Giacomo poi ha confermato tutta la sua pericolosità facendo gol, mi pare giusto, e prendendo altre due occasioni fallendole di poco. Ci mancano in questo momento, ci è mancato il gol della tranquillità, anche perché forse ci mancano anche i centimetri di Del Rio in questo momento. Bisogna essere calmi e valutare tutto serenamente. Certo, la chiave oggi della vittoria può essere anche quella di aver spostato Giacomo avanti, però bisogna essere umili e cercare di sfruttare tutte le potenzialità che abbiamo e i difetti che abbiamo, cercare di non amplificarli. Ecco, questa è la... Certo. Senti, le ultime due battute, a te non piace parlare degli assenti, però non si può fare comunque un riferimento oggi alle assenze insomma di praticamente di mezzo attacco con Andrea Mura e Andrea Osea a soffrire in tribuna. Che cosa è mancato? I tiri da lontano, anche la pericolosità? No, vabbè, noi costruiamo molto con Andrea Mura e Andrea Osea, la squadra è costruita intorno a loro, poi mancavano anche Murru e Cossiga che sono due sostituti di Andrea Mura e dunque mancavano anche i sostituti dei sostituti perché in questo momento abbiamo problemi sia con la Juniores e poi anche con la prima squadra, però va bene, Andrea Usai e Andrea Mura è troppo facile dire mi mancavano Andrea, però io sono convinto che abbiamo le potenzialità per far meglio di quello che abbiamo fatto oggi in zona gol, perché poi il resto della gara abbiamo fatto una buona gara. Poi certo, quando tu perdi come abbiamo perso noi a Carbonia, dopo un po' le streghe le vedi su ogni palla che arriva dentro l'aria. Sicuramente. L'ultima battuta, Carbonia, Castelsardo, Muravvera, dove si andrà domenica, tre squadre che stanno comunque lottando per in questa giornata per non retrocedere. Ti aspettavi diciamo di soffrire un po' così tanto in queste partite? Adesso sì, in prospettiva sì, anche di Muravvera. Me l'aspettavo perché è facile trovare motivazione e concentrazione contro l'Olbia, contro tutte le altre squadre di prima fascia. Siccome non sono un pivellino del calcio, so che queste partite sono le più difficili. Carbonia era un dannato in panchina anche sul 2-0, sull'1-0, non sapevo che dovevamo fare meglio. Certo che l'arbitro ce ne ha fatto un po' di tutte, io non l'ho detto perché non volevo creare degli alibi alla squadra. Domenica andiamo a affrontare però una signora squadra, il Muravvera, che ha giocatori importanti come Paolo Piludu, ci possono elencarne tanti, cioè veramente una squadra che non è la concentrazione devi trovare per forza, non ci sarà bisogno, e che abbiamo la Coppa e secondo me ogni volta che abbiamo la Coppa infrasettimanale perdiamo qualcosa a livello
psicologico, psicofisico, perché me ne accorgo, ogni volta che abbiamo la Coppa, la domenica non siamo gli stessi. Infatti hai sottolineato al ritorno battaglia in prospettiva appunto della partita di mercoledì con l'Olbia, che cosa si devono aspettare insomma i tifosi e anche i ragazzi da questa partita? Giocheremo la miglior formazione, giocheremo per giocarcela, poi andremo a Muravera anche se non saremo al 100%, però se vogliamo fare bella figura anche in Coppa Italia proviamo a giocarcela. Come d'accordo con me la società, ormai abbiamo preso quella decisione di giocarcela in Coppa Italia, ci è andata male all'andata, abbiamo perso purtroppo al 30° De Rudas per doppia ammonizione. Ecco, dobbiamo essere molto più furbi in queste cose, oggi anche Omar un po' ci è caduto, secondo me, e dunque dobbiamo essere più bravi. Ecco perché dico che ancora c'è un processo di crescita all'interno di questo gruppo, che avverrà, proviamo ad avere pazienza. Senz'altro, grazie Pierluigi e ci vediamo mercoledì per la Coppa Italia.